Signore e signori, buonasera, buon pomeriggio. Oggi il professor Barney ci parlerà di un illustre chimico ben noto a tutte le massaie, come ho già detto, mia nonna, le mie nonne mi ricordo, solo che lo chiamavano Liebig e a me risulta difficile dire il nome in maniera corretta, comunque diremo Liebig oggi, ma solo per oggi. Presenta Liebig il professor Barney, che è socio nazionale residente di questa accademia, si è laureato nel 58 in chimica, ha preso la docenza in chimica organica nel 67, professore ordinario di chimica organica dall'80 e professore emerito all'università dal 2011. È autore di numerosi lavori, 180 pubblicazioni scientifiche e altrettante comunicazioni a congresso nel campo della chimica organica, applicata al settore tessile coloristico e a quello delle strutture anfifiliche, parola di cui lui è responsabile. È autore anche di due monografie su questi argomenti. È stato direttore del Dipartimento di Chimica Generale Organica Applicata, presidente del Consiglio di Corso di Laurea di Chimica Industriale, membro del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Strategiche e presidente dell'Associazione Nazionale di Chimica Tessile e Coloristica. Io ricordo delle belle conferenze sui colori, e anche una sui tensioattivi, sui detersivi, insomma, argomenti molto interessanti. Le anfifiliche. Ah, ecco, sono quelle. Sì. Ah, ecco, bene, adesso ho capito. Va bene, quindi sono molto lieto di cedergli la parola e buon ascolto. Questo signore, elegante e nobile non solo nell'aspetto, ma anche formalmente, come espresso da quel von, titolo raffrontabile con il nostro barone, Freiherr, libero signore, conferitogli nel 1845 dal Granduca d'Assia, in realtà nacque ad Arnstadt, a sud di Francoforte, nel 1803, da genitori che gestivano una drogheria. La fonologia ci insegna che Liebig si pronuncia con la IE che diventa una I lunga e la IG finale che diventa una H con articolazione fricativa alveo-palatale sorda. Quindi, una volta per tutte, Liebig. Questo valga come scusante per la mia pronuncia non corretta nel prosieguo. Si badi però che a quel tempo il droghiere, se da un lato era lungi dal potersi fregiare di un titolo nobiliare, dall'altro esercitava una nobile professione, delicata, che richiedeva un'attenta preparazione per il tipo di voci merceologiche che trattava. Il giovane Justus, un po' discolo e un po' affascinato dalla ricerca sperimentale, approfittava di questa opportunità per preparare nel retro colori, lacche e soprattutto miscele esplosive. È successo anche a me, ragazzino, di comperare dal droghiere il carburo, carburo di calcio, CaC2, per mio nonno che doveva alimentare la lampada ad acetilene. Carburo di calcio e acqua sviluppano acetilene, gas combustibile, dalla fiamma molto calda e luminosa, nel cannello ossiacetilenico si raggiungono i 3000 gradi, esplosivo in certe condizioni. Se poi se ne fanno i sali di rame o di argento o di mercurio, chiamati acetiluri, si ottengono esplosivi estremamente sensibili all'urto appartenenti alla classe dei detonanti. Nella Ville Lumière, al calar della notte, il lampionaio apriva il rubinetto del reservoir di acqua alla base del lampione, facendola gocciolare sul carburo e innescando la fiamma dell'acetilene in cima al lampione con una lunga canna da sacrestano. Ai primi albori ripercorreva il percorso alla rovescia chiudendo il rubinetto dell'acqua. Merita ricordare che il 2015 è l'anno internazionale della luce, non solo intesa come spettacolo sul lungo Senna, ma in senso artistico, letterario, fisico, fotochimico, energetico, cromogenico, eccetera.
Il nostro ragazzino diventa presto uno studente modello e a soli 19 anni consegue la laurea a Erlangen, cittadina nei pressi di Norimberga. Lo notò Alexander von Humboldt, che lo fece entrare ventenne nel prestigioso laboratorio di Joseph-Louis Gay-Lussac alla Sorbona. Sempre per interessamento di von Humboldt, ottenne nel 1824, 21 anni, io sono restio a scrivere i punti esclamativi, oggi ne vedrete due, questo è il primo, la cattedra di chimica organica all'Università di Gießen, piccolo centro a nord di Francoforte, dove rimase per 28 anni fino al 1852. È comparsa la voce chimica organica. E a questo punto lasciamo Liebig, grande chimico organico, imboccando una indispensabile digressione per chiarire ai non addetti ai lavori che cosa sia la chimica organica. Se prendiamo il sistema periodico degli elementi di Dmitri Mendeleev e da chimici ci limitiamo all'elemento di numero atomico 92, l'uranio, ai chimici gli elementi transuranici, che a tutt'oggi sono 24, interessano relativamente poco, constatiamo che dalle più svariate combinazioni tra loro si ottengono alcune centinaia di migliaia di composti. Se ora cancelliamo quasi tutti gli elementi, lasciando sopravvivere carbonio, idrogeno, ossigeno, azoto e pochi altri, dalle loro combinazioni si ottengono milioni di composti che hanno nel carbonio il loro elemento peculiare, sono i composti organici e per questo la chimica organica a rigore, chimica dei composti organici, è anche chiamata in alternativa chimica del carbonio. Come mai un numero così grande? Le spiegazioni sono più di una, qui mi limito a darne due. Il carbonio ha la caratteristica di potersi legare a se stesso per formare lunghe catene. Nel politene, ad esempio, queste catene raggiungono la lunghezza di migliaia di atomi di carbonio, mentre mai nessuno ha visto delle catene sodio-sodio-sodio. Mi avvalgo della collaborazione di una valletta di rango, il nostro cancelliere, ho comperato con una spesa di quasi 30 euro da uno stupito ferramenta 20 moschettoni portachiavi. E certo che lei di chiavi ne deve avere tante, ciascuno dei quali rappresenta un atomo di carbonio. Ne facciamo una catena lineare, scatto una prima fotografia e con la fantasia immaginiamo 42 atomi di idrogeno a soddisfare la tetravalenza del carbonio, per cui l'idrocarburo C20H42 dal greco è l'eicosano. Ben presto ci rendiamo conto che eicosano si deve declinare al plurale. Ho fatto una prima fotografia, facciamone una seconda. Qualcuno dirà che è tutto combinato, ma si può fare. Ma non lo è. No. Ecco. Scattiamo, come vedete, è già diversa dalla precedente. Facciamone una terza. Vedete che è diversa. Smettiamola di fare fotografie, perché quante se ne possono fare diverse l'una dall'altra? Ce lo dicono i matematici. 366.319. Qui c'è il mio secondo punto esclamativo della riunione. Tutti questi fratelli sono tra di loro isomeri di struttura. Seconda spiegazione.
La nostra Valletta dispone di modelli su macroscala che le consentono di costruire due, per ora chiamiamoli, oggetti. Prego. Adesso facciamole verificare se ha fatto due volte la stessa cosa o se ha fatto due cose diverse. Guarda un po', prova un po'. Allora, prova a far combaciare. Come vedete, giallo e marrone concordano, mentre c'è discrepanza tra quali colori. Sì, comunque, sono diversi tra loro. Se adesso a piacere inverte la posizione di due di essi, prova un po' a farlo. Sono diventati? Dovrebbero essere diventati. Metti marrone con marrone. Sì, sono uguali. Sono diventati uguali. Quindi memorizzate questo gesto, basta, questa si chiama inversione di configurazione, perché due modelli uguali fra loro diventino diversi o se diversi diventino uguali fra loro. Se sono diversi si tratta di due enantiomeri, se non vi piace chiamateli antipodi ottici, se ancora non vi piace chiamateli stereoisomeri ottici. E adesso non sono più oggetti, sono molecole. L'atomo di carbonio, quello nero centrale, è un atomo di carbonio asimmetrico, se non vi piace atomo di carbonio chirale, che è la mano. Provate a mettere la mano destra nel guanto sinistro e vedete quanto essa sia asimmetrica, e se ancora è meglio che tutto, chiamatelo centro stereogenico. Linus Pauling, premio Nobel per la chimica nel 1954 e per la pace nel 1962, non ci vogliono tutte le dita di una mano per farci stare gli scienziati vincitori di due premi Nobel. Un dito, oltre a Pauling, lo dobbiamo dare a Marie Curie, e poi ci sono due fisici, mi pare. Ha posto le basi alla scoperta della doppia elica del DNA. Ebbene, questa è costellata da una miriade di centri stereogenici, per cui basta una diversa combinazione nella configurazione spaziale a livello di questi centri per determinare una diversità, una non identità. Siamo in 7 miliardi e ciascuno di noi ha il suo DNA. Spero, con queste due sole esemplificazioni, di aver chiarito perché i composti organici si contino a milioni. Milioni sono quelli noti, prodotti per sintesi o isolati in natura. Quelli teoricamente possibili abbiamo intravisto che sono ben di più. Un Barney qualunque nella sua vita ne ha sintetizzati 700. I composti organici sono innumerevoli, ma non è solo al numero che dobbiamo guardare. Prima di lasciarli, mi si consenta rimarcare che appartengono con prevalenza alla chimica organica farmaci, cosmetici, materie plastiche ed elastomeri, pesticidi, coloranti, esplosivi, lubrificanti, fibre chimiche e fertilizzanti, per stare ai principali. Su internet può capitare di vedersi presentare Justus von Liebig come il fondatore della chimica organica. Ritengo questa qualifica non del tutto verosimile e mi permetto di modificarla in uno dei padri fondatori della chimica organica.
Non possiamo infatti omettere il contributo dato alla delucidazione dei composti organici da Friedrich August Kekulé von Stradonitz, von Stradonitz, titolo ereditario della nobiltà prussiana che assunse l'anno prima di morire. Concittadino di Liebig, Darmstadt, di lui più giovane di 26 anni e proprio da Liebig affascinato al punto di lasciare gli studi di architettura per abbracciare quelli di chimica. Emblematica la sua struttura ciclica dell'anello benzenico che fino a quel momento era rimasta un enigma per i chimici. Pare che si fosse addormentato davanti al camino e, sognando un serpente che si mordeva la coda, svegliatosi rimase ad arrovellarsi per tutta la notte finché al sorgere del sole trovò la struttura a quella formula bruta C6H6. Un altro padre fondatore della chimica organica fu Friedrich Wöhler, praticamente coevo di Liebig, con il quale strinse rapporti di amicizia e di collaborazione scientifica. A Wöhler si deve in particolare la trasformazione del cianato di ammonio, un sale, cioè il sale di ammonio dell'acido cianico, compreso nel dominio della materia inorganica non vivente, in urea, composto organico di indiscussa pertinenza al mondo vivente. Si tratta in buona sostanza di trasformare un composto di formula brutta CH4N2O in un altro avente la stessa formula bruta ma diversa formula di struttura, cioè tra loro sono isomeri strutturali. La scoperta fu determinante nel mettere la parola fine alla teoria dei vitalisti, la vis vitalis, tra cui si deve annoverare un chimico della fama di Berzelius, i quali ritenevano che i composti organici potessero essere prodotti esclusivamente da, virgolette, cose viventi. Nei 28 anni all'Università di Gießen, il laboratorio di Liebig fu una fucina di ricerche anche di carattere strumentale, cui afferivano studiosi da tutta l'Europa. In altri passi di internet, Liebig viene indicato come l'organizzatore della chimica organica, qualifica alla quale attribuisco grande coerenza. Era un ricercatore con i piedi per terra, legato alle applicazioni, sensibile anche ai risvolti sociali e umanitari del suo lavoro. Qui presento il refrigerante, del quale gli è universalmente riconosciuta la paternità. Sono in fondo due tubi concentrici nella cui intercapedine scorre acqua di rubinetto. Semplice finché volete, ma prima di lui la distillazione era operazione grossolana, antieconomica e poco salutare. Conscio dell'importanza delle proteine della carne bovina nella catena alimentare, in anni in cui i grandi allevamenti si trovavano nell'America meridionale, le navi erano lente e prive di frigoriferi, i costi di trasporti erano elevati, Liebig ebbe l'idea di ricavare un brodo in situ, concentrandolo in forma di estratto. Il tutto ebbe inizio con successo a Fray Bentos, al confine fra Uruguay e Argentina. Nel 1862 nacque la Liebig's Extract of Meat Company, una autentica multinazionale con ramificazioni in tutto il mondo, Italia compresa. Fu gestita dalla Agnesi e adesso dalla Colussi. Ecco un campione dell'estratto di carne Liebig, tuttora largamente usato con la tipica firma dell'inventore sul cappellotto, fabbricato nello stabilimento di Agrate Brianza, siamo a Monza. La sua modernità si espresse con il lancio nel 1872 delle omonime figurine a sostegno pubblicitario del suo prodotto. Erano stampate con la tecnica della cromolitografia a 12 colori. Una matita grassa incide il disegno, grafia, su matrice di pietra, lito, e nel solco risultante si riversano i colori a tempera, cromo. Ne uscirono 1800 serie di 6 unità ciascuna,
si diffusero in tutto il mondo con grande apprezzamento dei collezionisti. Quello che vedete è un album del 1937 di un amico presente in sala. Non erano monotematiche come ad esempio quelle del calcio, bensì coprivano un variegato orizzonte comprendente spettacoli naturali, teatro, mezzi di trasporto, giochi, cucina, eventi storici e così via. Prova ad aprire a caso una pagina, vediamo che soggetto ti capita. Paesaggi geologici, Cretacico superiore. Per esempio, può capitare di tutto. Ebbe grande simpatia per il ruolo del fosforo nelle coltivazioni. La sua teoria agronomica era basata sulla restituzione del fosforo ai terreni in quanto non fornito dai fenomeni atmosferici. Studiò di conseguenza la possibilità di preparare concimi fosfatici partendo dalla grande disponibilità di fosfati nelle ossa, nei giacimenti di ferro della Lorena e soprattutto nelle apatiti e nelle fosforiti del Nord Africa e del Nord America. Il fosfato di calcio, però, non viene assorbito per la sua insolubilità in acqua e Liebig ebbe l'intuizione di renderlo tale per trattamento con acido solforico ottenendo i superfosfati. L'acido solforico proveniva dallo zolfo della Sicilia perché il processo Fresh, che consentì lo sfruttamento dei grandi giacimenti di zolfo della Louisiana, ebbe inizio 20 anni dopo la sua morte. In una sua lettera scrisse che lo sviluppo economico di un paese si misura sulla base della quantità di acido solforico che consuma, introducendo così un parametro di valutazione fisico-ponderale e non semplicemente monetario. Enunciò la legge del minimo. La si può banalizzare con questa immagine di una botte nella quale il livello massimo raggiunto dall'acqua è governato dalla minima lunghezza di una delle doghe. Ogni pianta ha bisogno ogni anno di una certa quantità di composti nutritivi. La crescita però è rallentata o impedita se la concentrazione nel terreno di anche uno solo dei composti nutritivi è inferiore alla soglia minima della necessità della pianta. Nel 1852 si trasferì da Gießen all'Università di Monaco di Baviera, dove rimase fino alla sua scomparsa in età di 70 anni nel 1873. Nei 21 anni a Monaco si mantenne sempre attivo, senza tuttavia ottenere quei successi che avevano caratterizzato il periodo aureo di Gießen. A Torino venne nominato socio corrispondente dell'Accademia delle Scienze nel 1854 e socio straniero nel 1873, cioè pochi mesi prima della sua scomparsa. Sempre nel 1854 fu insignito del titolo di Cavaliere dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. Liebig tenne una fittissima corrispondenza con moltissimi studiosi a livello internazionale. La prima traduzione delle lettere apparve a Torino nel 1844 ad opera di Giovanni Battista Bruni e pubblicata dalla Stamperia Reale. Ringrazio la dottoressa Borgi che si è arrampicata su quella storica e scricchiolante scala fino a ridosso della balconata dove ci sono queste lettere per consentirmi una più agevole consultazione. Figlia del suo tempo, la aulica dedica al conte Amedeo Avogadro, all'autore della insigne opera italiana sulla fisica dei corpi ponderabili, al conte Amedeo Avogadro, espertissimo conoscitore dei progressi germanici nella fisica sperimentale e matematica, il dottor Gio Domenico Bruni offre e dona queste lettere geniali di Giusto Liebig.
Peccato che si concluda con la traduzione letterale in giusto liebig di quel Justus von Liebig, così bello, che ci ha accompagnati in questa presentazione. Mi fa tornare alla memoria quando da ragazzi si andava in treno a Salbertrand per fare le gite nel gruppo dell'Amben e si chiedeva un biglietto di andata e ritorno per Sala Bertano. Così come quando si sente annunciare un brandeburghese di Giovanni Sebastiano Bach, B-A-C. Peccato inoltre che abbia fatto di Avogadro un fisico e un matematico, dimenticando che senza Avogadro non ci sarebbe stato il progresso chimico. Come ha fatto il nostro presidente, nell'incontro dedicato a Carl Friedrich Gauss, vi presento anche qui la lettera illeggibile conservata nell'archivio dell'Accademia, con la quale Liebig ringrazia per la sua nomina a socio. Merita di essere rimarcata la corrispondenza con il socio Ascanio Sobrero, scopritore della nitroglicerina, un esplosivo, e del sobrerolo, un farmaco, che di 9 anni più giovane aveva studiato con Liebig. In occasione di un congresso internazionale in ambito tessile e coloristico, siamo a Stresa 2010, avevo proposto questo logo cui faceva da sfondo lo Spectrum Locus, la carta dei colori, che si presenta come un triangolo rudimentale voluto dalla non linearità della percezione cromatica. Per superare campanilismi linguistici avevo fatto ricorso alla lingua latina. Il messaggio è molto chiaro. Per avere successo si devono mettere in gioco in simultanea 3 contributi fondamentali: la mens, la salus e i negozia, la ricerca, l'ambiente e gli affari. Se solo viene meno uno di questi contributi, qualsiasi progetto è fallito in partenza. L'ho copiato dal triangolo del fuoco, dei vigili del fuoco, dove c'è combustibile, comburente, innescante, ne sopprimete uno e il fuoco non c'è. Osservando a fondo l'operato di Justus von Liebig, si constata che il suo successo si incardina perfettamente nel logo qui presentato, o più verosimilmente lo ha preconizzato, cioè è arrivato prima lui di me. Se puoi far vedere, la locandina per intero era quella, appunto io vi ho presentato solo il logo iniziale. C'è un altro logo, testé visto, al cui dettame si è ispirata e attenuta l'attività di Justus von Liebig, il connubio tra ricerca e applicazione. Guardate, se i raggi che si dipartono dalla testa della Veritas del 1783 non sono la mens di Stresa 2010. Tra 42 giorni si aprirà a Milano Expo 2015. Mi si conceda un minimo di sana torinesità. Stiamo parlando di Accademia delle Scienze di Torino. Se richiamo l'Esposizione Universale di Torino del 1911, cinquantenario dell'Unità d'Italia, visitata da 7 milioni di persone quando il trasporto era esclusivamente ferroviario e quando la popolazione mondiale non raggiungeva i 2 miliardi di individui. Oggi siamo in 7 miliardi. Abbiamo autostrade e voli che fasciano tutto il globo. Al pareggio strettamente algebrico ci vorranno 24,5 milioni di presenze. 7 per 7, 49, diviso 2, 24,5. E per l'ultima volta mi è gradito chiamare in causa il nostro personaggio. Se il tema di Expo 2015 è la nutrizione, non possiamo esimerci dall'attribuire a Justus von Liebig la qualifica virtuale di uomo di Expo 2015.
per i suoi contributi 2 secoli fa alla nutrizione a tutto campo. Nutrizione è il barattolino dell'estratto di carne, campo sembra un bisticcio di parole, sono i superfosfati e i fertilizzanti. Ho chiuso.